Pensioni parte da quota 100, il confronto tra governo e sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, dopo la manifestazione unitaria del 9 febbraio a Roma. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon ha assicurato la disponibilità dell'esecutivo a valutare alcuni emendamenti e ad aprire un confronto più ampio sulla riforma della legge Fornero. Finalmente abbiamo un tavolo con il governo, anche se limitato al tema delle pensioni, ha dichiarato la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, ma ha aggiunto: non basta, abbiamo chiesto di convocarci urgentemente su crescita e sviluppo. I sindacati su quota 100 chiedono il riconoscimento di un bonus per le lavoratrici, un anno per ogni figlio, e agevolazioni sulle finestre di uscita per quanti svolgono lavori gravosi, ed hanno posto anche la questione che quota 100 interesserà il pubblico impiego e c'è una contraddizione tra l'aver aperto ad un giusto diritto ed aver bloccato le assunzioni. Durigon ha condiviso la necessità di aprire un confronto sulla riforma Fornero che non sia solo per pochi, ma sottolinea la Furlan, speriamo sia solo l'inizio per riformare la previdenza. Aspettiamo le risposte sui nostri emendamenti prima della fine dell'iter parlamentare. L'ipotesi di bonus figli per le lavoratrici, secondo una stima del Ministero, avrebbe un costo di 500 milioni di euro all'anno, mentre per i lavori gravosi il costo sarebbe pari a 30 milioni all'anno per le finestre. Ma per avere certezze sulla reale praticabilità delle aperture del governo si dovrà aspettare il prossimo incontro che l'esecutivo avrebbe garantito ai sindacati in prossimità del varo del decretone in aula, quindi non prima di metà marzo. Perciò CGIL, CISL e UIL non abbassano la guardia e aspettano risposte dettagliate. Di sicuro per i sindacati il confronto non si può limitare al capitolo pensioni, che comunque deve contemplare anche la pensione di garanzia per i giovani, la perequazione dei trattamenti in essere, la separazione tra previdenza ed assistenza, ma va esteso velocemente ai temi della crescita e dello sviluppo. CGIL, CISL e UIL chiedono anche al Ministero del Lavoro di aprire con le organizzazioni sindacali un tavolo di confronto tecnico sugli ammortizzatori sociali, che con le ultime riforme hanno subito profonde modifiche, non sempre condivisibili, e che nel tempo hanno mostrato tutti i propri limiti. Per i sindacati è necessario, dopo più di 3 anni dalla introduzione delle riforme del Jobs Act, fare le verifiche su quali misure hanno funzionato e quali invece hanno la necessità di essere corrette o modificate, anche guardando a quanto emerge dalle analisi e dai monitoraggi effettuati in questi anni e dalla situazione reale nei territori. Le segreterie unitarie CGIL, CISL e UIL hanno intanto deciso di proseguire la mobilitazione che andrà avanti fino a metà giugno tra manifestazioni e iniziative a livello nazionale, nelle categorie e nei territori, per ottenere un cambio di passo nella politica economica del governo. Si parte il 15 marzo con lo sciopero generale unitario e la manifestazione già proclamata dai lavoratori edili, per poi proseguire il 25 marzo con lo stop generale del trasporto aereo e per i primi di aprile con una manifestazione dei pensionati. A maggio una giornata di lavoro a Matera per i quadri e delegati dedicata al Sud Europa e alla cultura, e a seguire una grande manifestazione a metà giugno in una città del meridione. La guardia dei sindacati resta alta. Quota 100, la nuova normativa sull'accesso anticipato al pensionamento, così come è stata formulata, crea concrete difficoltà agli agenti e ai rappresentanti di commercio. La denuncia arriva dai sindacati di categoria FNARC, FIARC, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX, UGL e USARCI, firmatari degli accordi economici collettivi che stigmatizzano la discriminazione a danno dei lavoratori del settore. Le sigle in una nota congiunta trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli organi competenti hanno sollecitato un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione della normativa al fine di evitare un'ingiusta disparità a danno di un'intera categoria di lavoratori. Secondo i sindacati, la disciplina del decreto legge non ha tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento e cessazione dell'attività di intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e dagli accordi economici collettivi che regolano il rapporto di agenzia. Allo stato dell'arte, infatti, si riscontrano non poche contraddizioni proprio tra la nuova normativa e quanto invece sancito dal codice civile e dagli accordi economici. In particolare, nella fase di chiusura dei rapporti contrattuali con le aziende rappresentate, la prevista impossibilità di cumulare la pensione quota 100 con i redditi derivanti dall'attività, pena la sospensione dell'erogazione della pensione stessa, impedisce all'agente di commercio di poter incassare quelle provvigioni relative a ordini conclusi prima della cessazione del rapporto contrattuale e maturate a seguito del rapporto stesso, ma pagate successivamente al rapporto ormai concluso.
Lavoro domestico, prosegue la trattativa tra i sindacati di categoria Filcams, CGIL, Fisascat, CISL e Uil Tux e le associazioni imprenditoriali Federcolf e Domina per il nuovo contratto nazionale di lavoro scaduto nel 2016. Sul tavolo le previsioni della piattaforma unitaria presentata dai sindacati, a cominciare dalla contrattazione di secondo livello, dal welfare riferito all'assistenza sanitaria integrativa e dalla previdenza complementare, ma ancora bilateralità, formazione professionale e certificazione delle competenze, con la richiesta di aumento delle ore dedicate e la valorizzazione dei percorsi formativi, con particolare riferimento ai titoli riconosciuti dall'ente bilaterale Bincolf come propedeutici al riconoscimento della qualifica e del livello. Sul capitolo permessi è stato chiesto l'ampliamento nel caso di assistenza familiare portatori di handicap. Nelle previsioni della normativa vigente, l'ipotesi di permessi specifici per i collaboratori stranieri in riferimento a pratiche legate al permesso di soggiorno e determinare un monte ore di permessi per ottemperare alle norme sul diritto soggettivo allo studio. Nel documento congiunto spazio anche all'inquadramento professionale, all'orario di lavoro, alla tutela e al trattamento economico della malattia e all'estensione del divieto di licenziamento fino a compimento di un anno di vita del bambino, oltre alla sospensione delle ferie in caso di malattia e al contrasto alla violenza di genere. Sul salario i sindacati chiedono espressamente l'inserimento della 14ª mensilità, oltre ad un incremento retributivo che tenga conto della professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici del settore. Nelle scorse settimane la Commissione Nazionale per la Variazione dei Minimi Retributivi ha definito in sede ministeriale nuovi minimi per i lavoratori domestici in vigore dal 1 gennaio 2019. Farmacie private proseguono le trattative sindacati e Federfarma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto nel 2013, applicato ad oltre 30.000 farmacisti ed addetti dipendenti delle 17.000 farmacie private. Filcams, CGIL, Fisascat, CISL e Uil Tux hanno sollecitato una svolta delle trattative non solo per assicurare un trattamento economico adeguato e rispondente alla professionalità, ma anche per rimodulare la parte normativa del contratto alle mutate prestazioni erogate dalle farmacie private, sempre più al servizio del cittadino. Con servizi di assistenza domiciliare, dalle prestazioni fisioterapiche a quelle infermieristiche, passando anche per la prenotazione di visite specialistiche presso il Sistema Sanitario Nazionale. Per i sindacati è prioritaria anche la definizione del welfare contrattuale riferito all'assistenza sanitaria integrativa. Le perplessità delle tre sigle sulle condizioni poste da Federfarma rispetto ad una maggiore flessibilità del lavoro e la riduzione dei permessi come strumenti necessari per la gestione degli orari di apertura più ampi rispetto al passato. L'incontro si è concluso con la conferma reciproca di distanze significative e la necessità di ulteriori riflessioni per entrambe le parti. I sindacati predisporranno un'iniziativa pubblica sul valore del lavoro e del servizio in farmacia che porti l'attenzione su professionalità, formazione, servizi, responsabilità dei collaboratori di farmacia. Appalti pulizia scuole lotto 5 Frosinone e Latina. Dopo la sospensiva emessa dal Consiglio di Stato il 15 febbraio, il Ministero dell'Istruzione ha proceduto alla sottoscrizione del dispositivo di assegnazione definitivo al nuovo aggiudicatario, mettendo fine così ad un lungo calvario vissuto dai circa 800 addetti, di cui il 90% donne. Da febbraio 2014 ad oggi le lavoratrici ed i lavoratori che operano nei plessi scolastici di Frosinone e Latina hanno subito continui e reiterati soprusi dalla RT, MACA, Servizi Generali Smeraldo, fino a non ricevere la retribuzione da luglio 2017, nonostante la prestazione lavorativa quotidiana effettuata con grande senso di responsabilità, pur di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica. Per i sindacati di categoria, Filcams, CGIL, Fisascat, CISL, Uil Trasporti, è stata scritta un'importante pagina dell'azione sindacale per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che operano negli appalti e del ripristino delle condizioni di legalità nella gestione della spesa pubblica, destinata a servizi essenziali di primaria importanza, come quello dell'istruzione. Il risultato, sottolineano in una nota congiunta, è ascrivibile principalmente alla resistenza e alla caparbietà delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno continuamente lottato per far valere i loro diritti, non consentendo a nessuno di calpestare la dignità. La vittoria delle lavoratrici cammina di pari passo con il grande impegno profuso dalla Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie del Dicastero, che ha tenacemente lavorato per riaffermare le regole, la trasparenza e la legalità nell'appalto pubblico e soprattutto per dare risposte all'emergenza sociale.
Conforama Italia, la direzione aziendale della società attiva nel settore del retail di arredamenti e complementi di arredo, ha confermato il piano di razionalizzazione dei costi finalizzato al pareggio di bilancio. Conforama ha 14.000 dipendenti in Europa, di cui 9.000 in Francia. Le maggiori criticità si registrano nell'andamento delle vendite in Francia e in Italia. La proprietà, il gruppo sudafricano Steinhoff, prevede la chiusura di 40 negozi con una stima di 2.500 posti di lavoro in meno, di cui circa 2.000 in Francia. In Italia il piano di risparmio aziendale contempla la rinegoziazione delle tariffe con i fornitori, dei canoni di locazione e dei costi energetici connessi, nonché delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e dei servizi di pulizia e logistica esternalizzati e delle condizioni con gli istituti bancari e nel marketing. La riduzione dei costi coinvolge anche il costo del personale, con la espressa richiesta di parte aziendale di prorogare il contratto di solidarietà in scadenza il prossimo 13 marzo nelle 5 sedi di San Sperate a Cagliari, di Riposto a Catania, Melilli, Siracusa e Sassari, a cui andrebbero aggiunti i punti vendita di Palmanova in Friuli Venezia Giulia e di Tortona in provincia di Alessandria. Il fondo sta valutando anche la possibilità di chiudere 5 negozi a marchio MZ Moda a Vergiate, Palmanova, Padova, Tortona e Modena, dove sussiste un canone di locazione che impatta sulla voce costi dell'azienda. I sindacati hanno chiesto i dettagli del piano di risparmio e l'incidenza sui livelli occupazionali, esprimendo forti perplessità sulle possibili chiusure e sui potenziali esuberi. Le tre sigle hanno sollecitato una revisione delle percentuali dell'ammortizzatore sociale conservativo. Il confronto è aggiornato al 9 marzo a Roma. Esselunga, bilancio positivo per il gruppo italiano della grande distribuzione organizzata, che ha siglato con i sindacati di categoria una intesa che consente ai lavoratori di convertire volontariamente parte del premio di risultato, fino ad un massimo di 200 euro, in una tessera buono spesa. L'azienda ha chiuso il 2018 con un più 2,1% sulle vendite rispetto all'anno precedente, con una crescita costante dell'e-commerce che ormai rappresenta il 3% del fatturato. Nel 2018 le nuove aperture e ristrutturazioni sono state 4 a Pistoia, Mercate, Milano e Verona. Nel 2019 apriranno anche 2 nuovi poli logistici. E rispetto al polo logistico in provincia di Brescia, Esselunga ha chiesto di continuare il proficuo percorso di lavoro comune intrapreso per ottenere in sede ministeriale una proroga degli ammortizzatori sociali scadenza al 30 giugno 2019. L'impresa conta 22.350 dipendenti con 130 nuove assunzioni rispetto al 2017. I full time rappresentano il 73% della popolazione aziendale, gli uomini il 57% e le donne il 43%. I tempi determinati non raggiungono il 5% dell'organico. Marginale poi il ricorso all'apprendistato, al lavoro somministrato. I lavoratori con la domenica contrattualizzata come lavoro ordinario sono 6.250, pari al 28%. Il turnover è stato pari al 3,6%, cioè sostanzialmente stabile. Importante l'investimento nella formazione, con 460.000 ore di corsi effettuati. La direzione aziendale ha manifestato grande preoccupazione per l'annunciato decreto del governo sulla liberalizzazione degli orari commerciali, non escludendo che un provvedimento fortemente restrittivo rispetto al quadro normativo attuale possa comportare conseguenze sulla tenuta dell'occupazione. La partita del welfare aziendale sarà approfondita in un incontro ad hoc entro il 30 giugno per delineare un'offerta complessiva e stabile che, per quanto riguarda Filcams, Fisascat e Wiltux, dovrà continuare a dare risposte prioritariamente ad esigenze di natura sociale dei lavoratori in tema di formazione, salute e previdenza. Per i sindacati sono maturi anche i tempi per un confronto sulle prospettive di ampliamento del comparto e-commerce e ovviamente sull'occupazione diretta e indiretta a vario titolo coinvolta, come anche sul capitolo orario di lavoro, alla luce dell'annunciata revisione normativa. In Sicilia, a Taormina, la Fisascat di Messina è pronta alla mobilitazione dopo la bocciatura al Senato dei 3 emendamenti sulla modifica e sull'aumento della NASPI, dichiarati inammissibili per mancanza di coperture. Per la Fisascat CISL, le attuali carenze strutturali e finanziarie rendono la normativa del tutto insufficiente a garantire ai lavoratori e alle loro famiglie le necessarie condizioni economiche e sociali per vivere in condizioni dignitose nei mesi di bassa stagione, nei quali vivono involontariamente in disoccupazione. Il segretario regionale aggiunto della Fisascat Sicilia, Pancrazio Di Leo, ha annunciato una nuova manifestazione di protesta a sostegno dei 10.000 lavoratori stagionali del turismo che operano nel comprensorio taorminese.
Unicommerce Global Union si è riunito a Sydney, in Australia, il comitato esecutivo del Sindacato Mondiale del Settore Commercio, affiliato ad Uniglobal Union. La CISE ha analizzato gli effetti del deciso contenimento delle previsioni di incremento delle vendite al dettaglio ed il loro riflesso sui livelli occupazionali. Si assiste ad una progressiva sofferenza del mercato al dettaglio a livello globale, a fronte di un sostanziale consolidamento del settore degli ipermercati, gestito dalle multinazionali. La forte concorrenza, la modifica delle preferenze dei consumatori, la sfida dell'e-commerce e le difficoltà di realizzazione di una crescita organica stanno inoltre spingendo molti operatori a valutare e ristrutturare il portafoglio di punti vendita e a prendere in considerazione alternative strategiche, comprese fusioni ed acquisizioni, per ottimizzare l'impiego di capitale, oltre alla compressione del costo del lavoro. Alla luce di queste tendenze, anche il sindacato globale si trova di fronte a sfide epocali, comuni a molti paesi: termini di rapporti contrattuali con le aziende, la retribuzione, l'orario e le condizioni di lavoro e l'impatto della tecnologia, l'ampia diffusione del lavoro a tempo parziale, soprattutto involontario, dei contratti di lavoro atipici, salari bassi e il maggior carico di lavoro, assieme a norme di salute e sicurezza scadenti, sono le principali difficoltà per la maggior parte dei lavoratori del settore, esposti alle logiche di una concorrenza spietata che determinano bassa inflazione e la stagnazione delle retribuzioni. Unicommerce Global Union ritiene sia necessario dare una risposta a livello mondiale e avere un coordinamento tra i sindacati affiliati che organizzano i lavoratori del settore. Da qui la necessità di dare vita ad una nuova alliance capace di avviare un dialogo con le multinazionali e di definire una contrattazione transnazionale efficace che abbia lo scopo di garantire condizioni di lavoro accettabili e il rispetto dei diritti dei lavoratori, oltre a salari adeguati. Per il segretario generale della FIST CISL, Pierangelo Raineri, intervenuto alla kermesse australiana, Unicommerce Global Union dovrà avere la capacità di rafforzare l'azione sindacale globale anche nel commercio elettronico, attraverso la definizione di accordi con Amazon e con gli altri player del settore, per tutelare in misura crescente i lavoratori di un comparto che nei prossimi anni gestirà oltre il 40% del commercio mondiale. Il sindacalista, che ha illustrato i contenuti della contrattazione nazionale di settore esistente in Italia nel commercio al dettaglio e siglata lo scorso anno con l'Associazione Imprenditoriale della Grande Distribuzione Organizzata e più recentemente con le associazioni imprenditoriali della distribuzione cooperativa, ha in particolare sottolineato il ruolo fondamentale dei percorsi di formazione professionale continua da assicurare attraverso la contrattazione, del lifelong learning, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che consentirà ai lavoratori di acquisire abilità, capacità e competenze e quindi l'occupabilità dei lavoratori. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi, arrivederci la prossima settimana. Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego, in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisascat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi.